Buonasera, eccoci qua, ben trovati dallo studio 1 di CTS, sempre in diretta come tutti i giovedì, nuovo appuntamento di Palla al Centro, quindi sport, quindi calcio, in particolare il Palermo, la Serie A, ma questa sera non solo, perché avremo modo di spaziare anche andando all'estero, faremo una piccola parentesi su una realtà della quale stanno parlando tutti, non possiamo fare altrimenti. Ovviamente però il filo conduttore della trasmissione sarà la lotta a salvezza e quindi la posizione in particolare dei rosaneri di Davide Ballardini, che sono reduci da due vittorie consecutive, vinta anche la partita della scorsa settimana contro la Samp, e adesso si va a Firenze per cercare il Tris, una squadra che non vinceva praticamente da gennaio, adesso rischia di fare addirittura il Tris, e ci auguriamo tutti possa fare un poker in chiave salvezza senza correre. Intanto stiamo alla partita di Firenze, parleremo anche di un grande ex del Palermo che ha dato un annuncio importante questa settimana, anche se non dico il nome, sicuramente l'avete capito, più avanti il nome lo diremo, ve ne dico io un nome che già conoscete perché lo sentite ogni settimana, sempre qui pronta al desk per raccogliere anche quelli che saranno i vostri messaggi da casa, Iole Di Mauro. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Palla al Centro. Giovedì ho chiuso la puntata dicendovi speriamo prossima settimana di poter raccontare una bella vittoria del Palermo, e questa vittoria è arrivata domenica contro la Samp. Beh, quest'oggi vi abbiamo chiesto sui social Ballardini, non so se confermare o meno l'11 che è sceso in campo contro la Samp, c'è il dubbio Gonzalez. Voi cosa lo schierereste in formazione come titolare? Rispondete ai messaggi attraverso il nostro numero WhatsApp che è il 334-5746-873. Eh beh sì, Ballardini ha un paio di dubbi questa settimana, uno però in particolare questo legato a Gonzalez, e per questo chiediamo a voi a casa cosa fareste. Lo chiederemo anche ai nostri ospiti di questa sera, volti conosciuti, voci molto conosciute. Abbiamo qui le voci dello sport palermitano, oserei dire, perché abbiamo la voce del calcio e la voce del basket, e sono tra l'altro due prime firme di RetePalermo.it. Cominciamo dalla voce del calcio, chi vi racconta le partite del Palermo ogni domenica da ormai svariati anni, ho perso il conto, Giuseppe D'Agostino. Buonasera a tutti, ciao Ale. Qua c'è Giuseppe D'Agostino al mio fianco, dall'altra parte del tavolo invece Lorenzo Anfuso, voce del basket. Buonasera, l'accostamento col mio amico Peppe D'Agostino è veramente, insomma, ingenuoso nei suoi confronti. No, 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 quindi... assolutamente. Eh beh ragazzi, abbiamo il telecronista, il radiocronista del Palermo, il telecronista dell'Aquila Basket. Tra l'altro io ho avuto il piacere di poter fare una radiocronaca accanto a lui, quindi... avere come commentatore Peppe D'Agostino. Chiudiamola, ho io l'onore di avervi tutti e due in redazione a Rete Palermo, andiamoci sì, così. Sì, questo è vero, questo andiamoci è vero. Così. È un tuo onore, in effetti, noi siamo così gentili da concedere. Lorenzo, a proposito, questa sera ci sarà una puntata speciale di Overtime, lo faccio dire immediatamente a te, lo ricorderemo più volte. Sì, alle 21.15, proprio durante, insomma, la nostra puntata qui di Palla Centro, comincerà gara 2 dei quarti di finale playoff di Serie B di pallacanestro, quella Palermo in trasferta a Scauri, provincia di Latina, un catino infernale. Scauri è uscita vincitrice domenica dal Palamangano per 5 punti in gara 1, noi di Aquila Palermo, dico noi perché non puoi chiedermi diversamente, stasera cercheremo di riequilibrare la serie, e tra l'altro ad Overtime avremo anche il collegamento in diretta proprio da Scauri per seguire l'ultimo quarto, comunque gli ultimi minuti della partita. Quindi appassionati di basket, restate più tardi su CTS, ci sarà questa puntata speciale di Overtime, noi qui intanto vi daremo eventualmente qualche aggiornamento quando la partita sarà cominciata, magari alla fine dei quarti, non faremo il live, lo faremo più avanti con Overtime, lo farà in particolare il nostro Lorenzo Anfuso. Buon lavoro alla regia con Mario Giancarlo e Alberto Gianbruno al coordinamento. Come tutte le settimane abbiamo la simulazione della prossima sfida del Palermo, e quindi Fiorentina-Palermo, eccoci qua, ci colleghiamo con Franchi, con sì, l'Artemio Franchi virtuale, devo dire che è abbastanza fedele nella super, riproduzione. Super offensiva, Ilicic, Cesarate, esatto. Bernardeschi e Trocaglic. Esattamente, una Fiorentina super offensiva, vediamo che formazione ha scelto la PlayStation in autonomia per il Palermo, mentre qua guardiamo i tifosi della Fiorentina che credono forse ancora in un piazzamento migliore in campionato. C'è Pippo Gonzalez alla PlayStation
Gonzalez è stato messo nella formazione titolare, c'è anche questo. Ballardini ha parlato con la Esposto. Probabilmente, vabbè, come sai, si aggiorna in automatico. Calcio d'inizio per la Fiorentina con l'ex Ilicic sul pallone. Ovviamente faremo una serie di finestre durante la nostra trasmissione. Fiorentina, seguiamo a questo punto, dai, seguiamo la prima azione, la Fiorentina che va sulla fascia destra, palla in profondità. Ma il campo finisce sul fondo, esatto, il campo è più corto del dovuto per quanto riguarda quel pallone. Allora, più avanti andremo a guardare questa partita virtuale, torniamo al reale e lo facciamo con una cosa, con la classifica. Io voglio dare questo quadro a casa e anche ai nostri ospiti per poi iniziare a parlare. Iole. Sì, Alessandro, vediamo insieme la classifica. I campioni d'Italia continuano a vincere. Il Napoli vince e si attesta al secondo posto, la Roma terza sempre a meno 2. E l'Inter in quarta posizione a 64 punti e la Fiorentina che fa un pari col Chievo a 60 punti. Ma vediamo la parte destra che ci interessa della classifica, che vede Genoa Empoli appaiate a 43 punti, l'Atalanta, il Bologna a 41, la Samp a 40, l'Udinese che ha perso 5-1 col Toro rimane a 38 punti, il Carpi e Palermo appaiate a 35 punti, Frosinone 31 e la Severona a 25. Nel corso della serata, magari un po' più avanti, faremo il quadro relativo alle ultime due giornate, ai vari incroci, se il Palermo si salva o scende in base ai vari risultati che ci sono. Guarderemo anche il calendario delle concorrenti per la salvezza. Intanto cominciamo a guardare in casa nostra e facciamo all'inizio della trasmissione un piccolo salto indietro a ciò che è stato. Giuseppe, è un bel clima allo stadio con pochi tifosi, anche se ci sono state delle polemiche, ma soprattutto un bel Palermo che era chiamato a dare risposte dopo la vittoria di Frosinone. Si era detto quella è una finale, se la sono giocata alla morte con la Samp, chissà, invece il Palermo forse ha giocato ancora meglio e non c'era neanche Gonzalez in difesa. Sì, non c'era Gonzalez in difesa, però il fatto che non ci fosse Gonzalez in difesa perché era squalificato ha permesso a Ballardini di fare una cosa molto accorta, cioè siamo tutti un pochettino balzati sulla sedia quando abbiamo letto le formazioni, perché infatti io ero convinto che fosse sbagliato, Vitiello non poteva mai essere centrale, poi ci ho riflettuto un attimo e ho detto sì, Vitiello può essere centrale perché Quagliarella ovviamente la Sampdoria non aveva un centro boa e quindi era molto più opportuno mettere un brevilineo veloce come Quagliarella, ecco, piuttosto che uno come Goldaniga. Ecco perché, e qui rispondo indirettamente al sondaggio, do la mia risposta, sì, io rimetterei il Pipo Gonzalez perché la Sampdoria un giocatore forte di testa ce l'ha, che è Nicola Kalinic, sì, quindi evidentemente a quel punto cade, diciamo, l'idea della squadra che vince non si cambia, perché a questo punto è ovvio che l'utilizzo di Gonzalez è molto più funzionale al tipo di attacco che ha la Fiorentina piuttosto che quello che aveva la Sampdoria. E qua poi andiamo a guardare più avanti anche le formazioni, ve ne proporremo un paio del Palermo per affrontare la Fiorentina e lì magari scendiamo ancora di più nei dettagli. Lorenzo, sei d'accordo con Giuseppe quando dice giusta la scelta di Vitiello, forse per il discorso del passo con Quagliarella che Goldaniga poteva non avere? Ma come sempre sono d'accordo nel ragionamento con Peppe D'Agostino, perché ovviamente insomma, grande occhio dopo tanti anni, insomma, questo. Però Peppe, sinceramente io Pipo Gonzalez di questa stagione, di quest'ultimo campionato, non lo metterei in campo, ma non tanto perché lui possa comunque in qualche modo andare a fare degli errori che insomma si sono un attimino poi, no, distribuiti, ecco, diciamolo, quanto perché in queste ultime giornate abbiamo visto una difesa comunque registrata. Andelkovic addirittura sta facendo bene. Ma è una battuta cattiva. Meno male che abbiamo Ranocchia, così almeno sì, Ranocchia. Poverino, dai, io pure infierito su di lui in radio cronaca, sì, e me ne tolgo. Però siamo qua a parlare di vittorie anche per Ranocchia. È il difensore che tutti gli attacchi vorrebbero avere contro, quindi giustamente diciamo che però non si può averlo sempre. Adesso tocca un'altra squadra. È abbastanza, ancora più colpevole perché accanto non aveva un attaccante che lui non conosce. In pressing aveva Gilardino. Io credo che qualunque difensore italiano dell'esperienza di Ranocchia sa benissimo quali sono le caratteristiche di Alberto Gilardino. Addormentarsi tra virgolette un ladro sul terreno di gioco, esatto, perché sfrutta tutte le occasioni. Però addormentarsi da ultimo uomo non è mai giusto. Gonzalez non si è addormentato, ha fatto però in questa stagione diversi errori proprio di valutazione nelle singole giocate. Questa è una cosa che non è piaciuta molto perché sinceramente Molte cose che l'anno scorso non faceva, errori di posizione, che esatto, era invece la sua, il suo, io rimanevo stupito dal fatto che Gonzalez fosse uno di quei difensori, lasciare troppo spazio anche agli attaccanti, quei difensori che non aveva bisogno di grande mobilità, perché noi, diciamo, non voglio fare paragoni, però sto facendo un esempio che riporta quello che sto dicendo.
Alessandro Onesta non si muoveva mai, cioè non lo vedevi mai correre perché non ne aveva, bisogno, sì. Perché si muoveva con quei secondi d'anticipo che gli permettevano di essere poi sull'anticipo. Ecco, Gonzalez era un difensore così, cioè Gonzalez faceva dell'anticipo la sua, il suo credo difensivo. Quest'anno gli anticipi erano sempre o fuori tempo oppure addirittura non venivano. Queste cose le ha fatte bene nelle ultime due partite, invece è stato Čonek, una bella sorpresa, no? No, bellissima, e infatti proprio Čonek diciamo che è un po' la scoperta di queste ultime giornate, non utilizzato da Walter Omellino, tutti ci aspettavamo insomma che potesse essere lui, no? Era un pupillo. Era suo. È un pupillo suo, peraltro anzi molto caldeggiato, che si dice. Però devo dire che Čonek non solo per quel salvataggio, perché poi la singolazione si vede, però in una difesa va registrato tutto. Lui la componente psicologica l'ha abbracciata, diversamente da quello che secondo me ha fatto Pipo Gonzalez, che è stato un po' tra quelli che hanno subito psicologicamente di più tutti questi stravolgimenti. Chi non li avrebbe subiti, d'altronde, con tutte queste modifiche in corsa, molti giocatori hanno un attimino, possono subire, no, questo genere di passi falsi. Però sicuramente, insomma, il duo Čonek-Handelković non ha fatto male, anche col Daniga. Non dimentichiamo una cosa, dico io in radiocronaca l'ho anche ricordato, dico, Čonek vanta già tre presenze da titolare dal primo minuto in una nazionale come quella polacca, che non è l'ultima arrivata in Europa, anzi, che si è qualificata. Lui tra l'altro è stato titolare in una delle gare decisive che la Polonia ha giocato in trasferta e ha fatto una buona partita. Dico, quindi non è sicuramente giocare accanto ai vari Lewandowski, Błaszczykowski, Krychowiak, è chiaro che significa che le qualità anche a livello di esperienza, perché chiaro che quando fai questo tipo di partita non solo sei un giocatore valido perché un selezionatore ti ritiene meritevole del posto da titolare, ma è chiaro che giochi una partita che ti dà moltissimo a livello di esperienza. Io faccio sempre un esempio, quello di Gattuso quando arrivò al Milan, giocava con una serie di campioni, anche lui che non aveva questo piede raffinato, poi cominciò a saper giocare bene perché imparò a fare i tocchi piano, vicino, e diventò anche un giocatore prezioso. Chi è preziosissimo nel Palermo invece è Franco Vázquez, che finalmente si è caricato sulle spalle la squadra, non solo con il gol, ma ha fatto forse una delle migliori prestazioni stagionali. Ma io te la posso dire una cosa, io l'ho sempre visto Vázquez non si è mai tirato indietro, io non l'ho mai visto deliberatamente in una partita tirare indietro la gamba piuttosto che non mettersi al servizio dei compagni, il problema è che era solo, completamente solo. Quando i tifosi lo rimproverano, tiene palla troppo e poi la perde, certo, tiene palla, fa il primo dribbling, salta il secondo uomo, alza la testa ed è in mezzo a quattro avversari, che deve fare? Ovviamente dove la scarica? Adesso che ha, finalmente, una logica in cui ha un regista arretrato che si incarica di far partire l'azione, per cui lui può stare 10 metri avanti e già lì tiene sul chi vive le difese, certo. Perché Vázquez, se voi ve lo ricordate, molto spesso partiva da dietro la linea di metà campo, ma che cosa poteva fare questo povero disgraziato dietro la linea di metà campo? Doveva fare 60 metri palla al piede, tantissimi avversari, non li fa Leo Messi, figuriamoci Franco Vázquez, li faceva fare Maradona, punto e basta. Quindi adesso ha un uomo dietro che gli permette di stare quei 10 metri avanti e partire palla al piede oltre la linea di metà campo, e ha uno che parla la sua stessa lingua calcistica, che è Alberto Girardino. Lorenzo, la tua. La mia è che comunque Mudo Vázquez sapeva che quest'anno sarebbe stata la sua stagione, e secondo me non l'ha affrontata nel migliore dei modi, perché in molte partite doveva essere quello che materialmente dava qualcosa in più. Anche qui io tocco sempre spesso, Ale, la componente psicologica, che in una squadra che deve salvarsi è probabilmente anche la componente più importante rispetto alla tattica, alla tecnica e cose varie. Questo è il giocatore che doveva trascinare, probabilmente è un giocatore che anche per il suo proprio carattere schivo, Mudo non a caso, non è che solamente perché non parlava, era proprio perché è un giocatore molto, diciamo, sulle sue. Io ricordo quando c'era ancora Mutti, che andammo, non so se c'eri anche tu, all'allenamento, Vázquez, che era veramente un ragazzino, cioè era più giovane, non era già minorenne, cioè era un po' più avanti negli anni, ma stava proprio nel suo, era completamente estraneo al progetto. Adesso, quest'anno, si è stato al centro del progetto, la società ti ha messo praticamente le mani della squadra, le chiavi della squadra in mano. E molto spesso è andato un po' a vedere che era così molto molto frazionato nel gioco.
È indubbio che questo giocatore ha una tecnica di base spaventosa, cioè accende la luce in qualsiasi momento, tra l'altro non te l'aspetti neanche, ed è per questo che molto spesso le difese lo hanno registrato. Sì. Quando cambia ritmo è davvero un giocatore fondamentale. Perché è un falso lento, tutti dicono va falso e lento, palla al piede, in realtà lento. È veramente... Senti, guarda, allora, l'accelerata è una delle... anche Pastore cominciava lentamente e poi strappava, anche Messi comincia lentamente e poi strappa da Dio. Però fondamentalmente Vasquez è un giocatore che magari non strapperà, però ti può mettere quella palla, sono, il gol contro sono la come, Samp. Sono come quei giocatori di basket che partono dal palleggio e improvvisamente sono capaci dal palleggio di battere l'uomo e di entrare. È fondamentale. Poi c'è da dire anche un'altra cosa, ragazzi, che è vero che Alberto Girardino è un signore dell'area di rigore, veramente fenomenale, si è visto anche nella pressione palla senza palla, però non è la tipologia di attaccante che perfetto serve accanto per a Vasquez. Lui. Sì, perché è un giocatore che... Vasquez ha bisogno di un giocatore che gli crea spazio e gli detta il movimento. Dybala. Ha bisogno di un Dybala. Alberto Girardino è più un giocatore che ti chiede palla addosso e poi riesce benissimamente, anche se non è italiano me ne sbatto, però... a comunque smistare palla. Ed è una cosa che non puoi mancare. Girardino ha ovviamente altri pregi. Cominciamo a andare, mentre stiamo guardando proprio il primo RVM di Girardino, al desk d'Aiole, perché voglio sapere... Se sono arrivati già dei messaggi da casa, se ce ne sono, cominciamo a leggere i primi. Sì, Alessandro, sulla domanda se fareste giocare o meno Pippo Gonzalez, Beppe ci risponde no, partita che vince non si cambia. E anche il nostro amico Ninni Termieli ci ha risposto che non lo farebbe giocare. E poi ancora ci scrive Pietro, complimenti a Rispoli e Cionek, contro la Samp non si sono risparmiati, grande gara. E poi Giovanni scrive Palermo camaleontico, nelle ultime giornate di campionato si vede l'impegno della squadra, se Ballardini non fosse stato cacciato da Sorrentino saremmo già salvi. Naturalmente messaggi aperti per chi ci sta seguendo in diretta, ma per chi sta seguendo una replica ovviamente non mandatene, già che ci siamo, ricordiamo il quadro delle repliche di Palla al Centro tutte il venerdì, eccole qua con la nostra grafica. Torneremo su CTS domani alle 19.30, mentre su Azzurra Channel la prima e la terza replica alle 15.30 e alle 22.30, e poi su CTS sempre il lunedì invece ci sarà Mixed Zone, parleremo di tutto il calcio siciliano. Eccolo qua il logo di Mixed Zone, sempre curata, trasmissione curata da Palla al Centro e Rete Palermo, lo staff è quello, sempre giovane, dinamico e informato. Parliamo anche della Lega Pro e chissà, magari lunedì potremmo anche accogliere una quarta siciliana in Lega Pro, il Siracusa, gli basta un pareggio per salire dalla Serie D, e il Catania, dobbiamo capire pure di che morte morirà, se andrà a fare i play-out o se si salverà direttamente per questa settimana. Siamo quasi pronti per andare in pubblicità, io però prima di fermarmi voglio fare un uso privato del mezzo televisivo, perché devo fare degli auguri di compleanno. Okay, come fai gli auguri di compleanno? Mio papà. Faccio tanti auguri al... Auguri al signor Rubino. Al signor Rubino, da me chiamato principale, quindi tanti auguri papà. Auguri al principale. Ok, con questi auguri privati io direi che ci fermiamo, magari facciamo anche un colpo di telefono a casa e tra un minuto ritorniamo. Iscriviti su betinside.it e scommetti sugli eventi sportivi più importanti al mondo con le migliori quote del settore. Accedi al tuo conto gioco, effettua i tuoi depositi con la massima sicurezza. Gioca e preleva le tue vincite in tempi record. Prova anche il brivido del poker e scopri la vasta offerta di skill games e casinò. Registrati subito su www.betinside.it. Punto SNAI Stadio, via Alcide De Gasperi 65/71, Bagheria. Scommesse sportive, ippiche, virtuali, concorsi e pronostici, sala dedicata a slot e VLT, tutte le sere, aperti per le scommesse live. Punto SNAI Stadio, siamo a Bagheria in via Alcide De Gasperi, di fronte allo stadio. Iscriviti su betinside.it e scommetti sugli eventi sportivi più importanti al mondo con le migliori quote del settore. Accedi al tuo conto gioco, effettua i tuoi depositi con la massima sicurezza. Gioca e preleva le tue vincite in tempi record. Prova anche il brivido del poker e scopri la vasta offerta di skill games e casinò. Registrati subito su www.betinside.it. Bentornati in studio, seconda parte di questa puntata di Palla al Centro. Siamo qui a fare
l'anteprima di Palermo-Fiorentina. Abbiamo parlato un po' di ciò che è stato con la Samp, adesso cominciamo a fare altri tipi di discorsi e ci proiettiamo alla gara del Franchi. Direi di farlo anche collegandoci virtualmente con lo stadio di FIFA 2016, dove si gioca la partita. Siamo sempre sullo 0-0, Palermo in attacco, attenzione. Vabbè, oh, ma che... una gran parata di Tatarusanu, ma per non l'ha mai fatta nella sua vita Fiorentina. È goal line technology. Ah, c'è anche la goal line technology. La radiocronaca io la farei fare a Giuseppe D'Agostino. No, la radiocronaca la fa il padrone di casa. Mamma, vabbè, ragazzi, ma molto vicine. Tra l'altro, che parata strana, dovrebbe entrare questa palla. L'ha parata col polso. Ha presa col polso, è andata fuori. Seguiamo anche il calcio d'angolo prima di rientrare. Il pallone le viene messo a Palermo fuori. Che attacca. Palermo che sta attaccando sotto la Fiesole, tra l'altro, vista la prospettiva. Esatto. Sotto la Fiesole, vista la prospettiva. Palla adesso sul fondo, rientriamo in studio. Nei prossimi stacchi ti toccherà un pezzo di radiocronaca. Io le ho dato uno spunto interessante. Si farà più avanti. Noi andiamo proprio da Iole, perché subito vi diciamo quali sono le gare del prossimo turno, oltre a quelle del Palermo, perché ci servirà. Penultima giornata di campionato, si aprirà sabato con Inter-Empoli alle ore 18, Bologna-Milan alle 20.45, domenica il lunch match sarà Roma-Chievo-Verona, alle 15 giocheranno Atalanta-Udinese, Carpi-Lazio, Fiorentina-Palermo, Frosinone-Sassuolo, Sampdoria-Genoa, Hellas-Verona-Juventus alle 20.45, Torino-Napoli sempre alle 20.45. Queste le partite della Serie A del weekend. Invece adesso, per quanto riguarda il basket, Serie B, è cominciata la partita, no? Che sì, è cominciata, 5 minuti, in questo momento è al Palaborelli Elastico, Scauri avanti di 1, 12-11, squadre insomma al tiro già molto si sono fatte vedere, quindi adesso tiro in sospensione realizzato da parte di Giammo e quindi avanti proprio ecco qui, state guardando anche da regia un assaggio di quello che sarà più tardi overtime. A che ora, Lorenzo? Alle 22.30, 22.30 seguiremo qui in diretta su CTS, anche con Alessandro Rubino che sarà mio ospite, il ricambio immediatamente, le fasi finali proprio dal Pallaborelli di Scauri, ricordiamo gara 2, quarti di finale playoff di Serie B, la corsa per la 2 dei biancorossi dell'Aquila a Palermo, dunque seguiremo proprio le ultime fasi. Ok, torniamo allora al calcio, tanto il basket occuperà larga parte della serata e lo facciamo, torniamo al calcio con le parole di Enzo Maresca, forse una delle sorprese più liete di quest'ultimo periodo del campionato per quanto riguarda i colori rosa-nero. Ascoltiamo cosa ha detto in conferenza stampa non più tardi di un paio di giorni fa e poi lo commentiamo e parliamo proprio di lui. Ma le sensazioni in questo momento qua sono tutte sulla nostra situazione come squadra. Mancano 15 giorni, mancano due partite, quindi c'è poco tempo. Diciamo che negli ultimi mesi ho avuto tanto tempo per pensare alla mia situazione, adesso c'è poco tempo per pensare alla mia situazione e si pensa più alla situazione generale, che in questo momento qua per il bene di tutti è quella più importante. Per quanto mi riguarda, credo che sia abbastanza palese quale sia stata la mia situazione tutto l'anno, quindi ricalcarla, ma un'emozione di rivincita, di rivalsa? No, rivincita no, guarda, il discorso della rivincita l'ho sentito già diverse volte, ma credo che comunque a 36 anni c'è poco da prendersi delle rivincite. Io ho sempre saputo quello che potevo dare a questa squadra in generale in questi 2 anni e mezzo. Logicamente a volte sono stato messo in condizione di farlo e a volte no, però comunque le mie sensazioni di cosa potevo dare e cosa posso dare sono sempre le stesse. Assolutamente non c'è nessuna voglia di rivincita o quello che sia, assolutamente. No, crederci, ci crediamo assolutamente, lo stiamo dimostrando. Logicamente siamo consapevoli che comunque mancano due partite, che la realtà può essere sia bella, però nello stesso tempo può essere anche brutta. E noi in questo momento qua pensiamo solamente a far sì che possa essere bella, però assolutamente credo che lo stiamo dimostrando nelle ultime gare, che comunque a crederci ci crediamo assolutamente. Dobbiamo fare 6 punti, adesso se riusciamo a farne 6 perfetti, poi magari ne fai 4, 3 o 0, quello non lo sappiamo, però sicuramente noi andiamo a Firenze con l'idea e con la convinzione che possiamo vincere e possiamo fare risultato, anche perché comunque se vogliamo avere ancora delle speranze bisogna fare risultato e bisogna fare punti.
Beh, non poteva che rispondere che la squadra ci crede a questa salvezza e forse ci crede sempre di più da quando è tornato in campo lui. Fosforo, energia, anche fisica, perché è un ragazzo che ha superato già i 35, ne ha 36 di anni, insomma Resca, ma è stato un leone in campo anche dal punto di vista fisico, soprattutto a Frosinone, ma anche con la Samp, dove ha avuto qualche sbavatura dal punto di vista tecnico, dal punto di vista fisico invece c'è stato sempre e comunque, no Giuseppe? Quello che ha rimesso è stata una delle chiavi tramite le quali poi si è potuta trovare la quadratura del cerchio, perché era proprio il giocatore che mancava, quello che noi abbiamo patito in questi mesi e veramente non riuscivamo a descrivere la sofferenza che provavamo nel vedere queste partite. Era un Palermo che, dato che non aveva nessuno con la personalità e anche con la lucidità calcistica, oltre alla tecnica di Maresca, era una squadra che subiva chiunque, qualsiasi squadra, anche squadre apparentemente comparabili col Palermo, anche addirittura più deboli, erano molto più forti di noi, semplicemente per un motivo, perché erano più organizzate. E il Palermo non riusciva a batterle sul campo perché mancava quel giocatore che portasse quella quadratura, quell'ordine in campo, che fosse capace di mettere in movimento nel modo giusto i compagni. Maresca è utile anche, è preziosissimo anche per un'altra cosa, e qui possiamo anche fare un'altra analogia col basket, perché sono sempre cose molto vicine. Maresca è bravissimo negli aiuti. Sì. Lui è bravissimo, ha una grandissima. Io gli vedo fare diagonali in area di rigore. È strano perché lui gioca 30 metri più avanti, ma lui riesce, lui segue l'azione, ovviamente la squadra rimane corta, e quindi lui seguendo l'azione si trova lì quando magari un compagno della difesa si trova in difficoltà su una sovrapposizione di un avversario, e con la sua intelligenza è capace di fare delle chiusure che altri centrocampisti del Palermo in rosa non solo non erano capaci di fare, perché non erano proprio capaci, ma non avevano neanche l'idea di cosa fare. Fosse. E quindi la difesa soffriva, e poi alla fine tutta la croce veniva caricata sulla difesa e sul povero Sorrentino. Sorrentino sono due partite che non prende gol, perché sono due partite che non prende gol, perché avrà fatto miracoli eccezionali. È più protetto, gli arrivano meno tiri. Per il semplice motivo che gli arrivano meno tiri, la difesa è più protetta, può lavorare più serenamente, il centrocampo copre meglio e, sempre partendo dal basket, una buona difesa produce un buon attacco. Un buon attacco. Lorenzo. Sì, la difesa vincono i campionati, questo esatto, si dice. Le difese vincono i campionati. Gli attacchi vendono i biglietti e le difese vincono i campionati. Campionati. Lorenzo, la differenza tra Maresca in campo e non in campo è lampante tatticamente ed è palese. Con Enzo Maresca in campo il Palermo ha un baricentro più alto e le squadre avversarie giocano più basse, perché hanno paura di prendere il pallone in al contrario, in quando c'era Iaialo, che però spesso abbiamo detto essere un elemento prezioso in fase di rottura, il baricentro era più basso, però sta di fatto che era prezioso Iaialo, due partite fuori, due vittorie del Palermo. Sì, no, beh, ma io non ascriverei, diciamo, le colpe a singoli. Esatto. Cioè, se devo ascrivere delle colpe all'assenza esatto. singole, direi Lazar, per dire, è a Struna. Esatto. No, non voglio parlare di singoli, dico, mancano certi giocatori che a livello tattico ti danno un'impostazione di squadra, ne subentrano allora, diciamo, altri in cambio. Di base, diciamo che Ballardini sta dimostrando molto coraggio a mettere un centrocampo con Ilia, Marche e Mareschi in una squadra che si deve salvare. Perché incontristi non ce n'è in questo modulo. È ovvio che ci sono pro e contro nell'avere Maresca, perché Maresca, non dimentichiamo che molto spesso, anche per la carta identità che ha, non riesce ad avere quella rapidità anche, ed è capitato anche in queste ultime partite che abbiamo visto perdere Maresca dei palloni magari a 30 metri. Può capitare. L'importante però è tornare molto velocemente dietro e aiutare, come fa lui. E in questo momento l'equilibrio viene portato da due esterni che sono fondamentali, che sono Rispoli e Morganelli. Che hanno corsa e hanno corsa fondamentalmente. È un minimo di tattica in più rispetto agli altri. Assolutamente, ma la cosa principale è che stanno bene, hanno corsa e fanno entrambe le fasi. Nel momento in cui il centrocampo non riesce a reggere, questa diventa una difesa a 5, che materialmente è quello che poi è sempre stata, ma anche con Iachini. Maresca ti può dare più pro che contro globalmente, perché davvero mette paura con il suo lancio, e avere un giocatore come Gilardino con cui dialogare, lui sì che può farlo, è veramente importante. E abbiamo visto come le difese giocano molto basse contro il Palermo in questo momento. Senza dubbio è bello vedere che il Palermo sia tornato in mano ai senatori. Perché? Perché quando conta è l'esperienza, l'abbiamo visto anche ricollegandoci ancora una volta al basket in gara 1 tra Scauri e Aquila. Scauri aveva più esperienza, perché quando conta serve chi sa cosa fare nel momento giusto. Nel momento giusto e cosa non fare, soprattutto, che forse è una cosa molto, molto più importante. Tra l'altro, addirittura. Se posso aggiungere una cosa molto breve, c'è una cosa che mi ha stupito tantissimo di Maresca, che è una cosa che nelle pagelle non ho toccato, nei pezzi non ho toccato, perché ci penso in radiocronaca, poi mi
non riescono a pressarlo. Avrà 35, avrà 36 anni, avrà quello che dici tu. Sa muoversi. Bravissimo. Anche se non ha dinamismo, lui ha una capacità di spostare la palla e l'azione e di spostare anche il baricentro, come diceva bene Lorenzo, della squadra in avanti. Per cui quando la squadra pressa alta e cerca di uccidere il gioco del Palermo limitando Maresca, dice bene, ha detto bene Lorenzo, Maresca è così bravo che distribuisce il gioco sugli esterni ed elude il pressing avversario, la prima linea del pressing avversario. È bello anche vedere due esterni che ti danno, esatto, che ti danno, che ti danno, quel, che ti danno quello sfogo. E lì, in quel tipo di sistema, per assurdo, anche Iliamark, pur non essendo un incontrista, pur non essendo un fine dicitore, ha il suo peso, perché è uno che riesce comunque, dato che ha 22 anni e ha quella corsa che ovviamente può avere uno di quell'età, è uno che fa il cursore e garantisce collante tra i reparti. Assolutamente sì. Quindi non so se Ballardini se la sia studiata a tavolino questa storia, ma se ve ne accorgete, andando a mettere a posto le varie tessere del mosaico, il Palermo tatticamente ora è una squadra. Non lo era, adesso è una squadra di calcio. Con tutti i suoi limiti, perché non è una squadra di eccelsa qualità, però è una squadra di calcio. Se questa squadra di calcio avesse cominciato a giocare questo tipo di calcio due mesi fa, oggi noi avremmo 45 punti. Forse non aveva torto Zamparini quando diceva se Ballardini non fosse mai andato via. Voglio parlare adesso anche dell'altro grande vecchio, tra virgolette, del Palermo, ovvero Alberto Gilardino, però prima voglio vedere se c'è qualche aggiornamento a FIFA. Abbiamo lasciato il Palermo che stava per segnare nella nostra simulazione. Andiamo a vedere un po' qual è la situazione. Eccolo qua, lo stacco sempre 0-0. Siamo sul fine del primo tempo con Sorrentino che riesce ad agguantare la palla, non le sbaglia neanche nella realtà. Ripropone l'azione offensiva per il Palermo. Il secondo tempo lo commenti tu, Giuseppe. Il primo lo sto facendo io. Siamo nel recupero, però. Siamo nel recupero del primo tempo. Proiezione offensiva sulla fascia sinistra. Aia. Palla che si perde. Ma ce l'ha la fasciatura indietro? Pallo laterale, non lo so. Poi andremo a guardare magari qualche dettaglio quando c'è qualche inquadratura singola di Sinisa Andelkovic. Dicevo prima di Gilardino, secondo me è una pesca romantica questa sfasciatura. Io sono più che convinto. Può anche darsi, ormai sì. Dicevo prima, Gilardino, voglio affrontare soltanto un aspetto di Gila. Già un po' dal punto di vista tecnico ne abbiamo parlato. Fiducia per Alberto Gilardino non c'è stata, adesso c'è. Possiamo guardare anche da retepalermo.it. Ha detto: mi faccio da parte se, ve la continuo io, poi dentro retepalermo.it ve la leggete in maniera integrale. Se viene a mancare la fiducia della società, dell'allenatore e dei compagni, cosa che spesso non tutte queste tre componenti quest'anno ci sono state. No. Soprattutto dalla società, Zamparini disse che insomma Gilardino non è, però comunque disse una cosa giusta in quel momento, che Gilardino non era il giocatore più adatto al Palermo, ma comunque insomma è un giocatore che si chiama Alberto Gilardino, basta dire il nome insomma. Forse era il Palermo che non era adatto a Gilardino, probabile, lì c'era da ribaltare quello che aveva detto il presidente. Probabile. Giuseppe, Gila, questo discorso della fiducia? Non si può discutere. Non si può discutere. Telegrafico. Punto e basta. Va bene. Alessandro, andiamo avanti. Vale. Iole, dico, lo ha dimostrato sul campo quello che vale, quindi queste sono le risposte migliori. Giusto. Vediamo che risposte danno da casa. Iole, sì, restiamo su te. Allora, c'è scritto Peppe, Maresca e Gilardino hanno fatto la differenza. Spazio ai senatori, con loro la squadra gira, anche se Zampa vorrebbe il contrario, ma si deve arrendere all'evidenza. E poi ancora ci ha scritto Carmelo Inzana, dice: il Palermo mi fa sognare e sono fiducioso per la partita con la Fiorentina, faremo un ottimo risultato, anche un pari non è da buttare. E poi ancora ci scrive Carmelo Mirto, Gonzalez deve giocare titolare soprattutto adesso che si è svegliato. Sapete se è vera la notizia che Zamparini ha raddoppiato il premio salvezza? Ecco perché hanno ripreso a giocare. E poi ancora un altro messaggio che ci scrivono Serafino e Claudio: la cosa più bella di questo periodo sì del Palermo è che finalmente, con la sofferenza nel cuore ovviamente, dovranno stare in silenzio i nostri carissimi concittadini nemici della contentezza. Su questo magari siamo d'accordo. Sul premio salvezza sono cose dello spogliatoio queste, se c'è stato e se è stato addirittura aumentato non ci è dato saperlo, perlomeno non abbiamo conferme dirette. Ma poi da che mondo e mondo si fa? Poi da che mondo e mondo si fa? Non avendo peraltro, conferme dirette, non ci avventuriamo. Mi suona un po' difficile, un po' strano che si siano svegliati, perché eventualmente, insomma, è un'ipotesi un po'. Ma comunque, no, io devo dire invece che il commento più divertente che ho letto in questa settimana su Facebook è stato di una persona che ha scritto: sì, sogno una vittoria per 1-0 con gol di mano di Gilardino. Sarebbe eccezionale. Il delitto perfetto. Sarebbe eccezionale.
nazionale. La vendetta è perfetta. Da casa ci avete scritto, ho sentito un messaggio, c'è chi vuole Gonzalez titolare. Andiamo a guardare la probabile formazione che scenderà in campo, quella reale, non quella di FIFA, che scenderà in campo al Franchi. Secondo la nostra redazione, ecco qua arriva la grafica, secondo noi Ballardini terrà Gonzalez in panchina e continuerà a giocare con Vitiello e con Trajkovski, quindi tutti confermati. Questa è la prima opzione, altrimenti c'è la seconda opzione. Possiamo cambiare grafica perché ve ne abbiamo preparate due, poi magari ragioniamo su quella, tanto quella che abbiamo visto era la formazione titolare vista con la Samp. Questa è con Gonzalez, uscirebbe Vitiello dalla difesa e in attacco abbiamo fatto anche il cambio di Quaison con Trajkovski. Questo è l'altro grande ballottaggio. Lorenzo e poi Giuseppe, più Gonzalez, più Vitiello, più Quaison, più Trajkovski. Posso fare un mix tra i due, sì. Meno Gonzalez e più Quaison. Perché? Perché Gonzalez, ripeterei quello che ha detto già prima, quindi lo evito. Quaison in una partita in trasferta mi piace di più nelle ripartenze. Molto semplicemente perché Trajkovski è un po' compassato anche nel suo gioco, invece Quaison attacca molto più la profondità, è un giocatore che globalmente... A me personalmente piace di più in questo particolare aspetto del gioco, diciamo. E a Firenze l'anno scorso Giuseppe fece una gran partita. Sì, no, sono d'accordissimo con Lorenzo, identiche valutazioni mie. E oltre a quello che ha detto c'è anche un altro fattore in più rispetto a Trajkovski, che Quaison è un giocatore che sa tenere più palla e ovviamente questa situazione uno come lui ti può servire. Non può essere che Ballardini però lo tiene fuori perché ha anche un grande impatto quando ma entra. Ma questa idea della staffetta guarda che non è anche male. Anche Trajkovski guarda che non è male. Non è male in effetti, cioè si può riproporre nel senso, anche perché è il giocatore che si stanca di più del gioco diciamo del reparto offensivo. Perché è quello che deve fare il lavoro sì, più. Sì, infatti io direi che comunque in questo momento è assurdo che il Palermo abbia trovato tanto alternative momento della stagione. Io posso dire che vedo dei duelli bellissimi, cioè parlando dal punto di vista calcistico, lasciamo perdere il risultato, che ci fa per esempio vedo il duello tra Marcos Alonso e Rispoli che mi stimola tantissimo, il confronto tra Maresca e Borja Valero che mi stimola tantissimo. Morganella con Bernardeschi. Ma lo stesso se dovesse giocare questa squadra qui, anche la marcatura di Gonzalez su Kalinic sarebbe una bella partita. Noi troviamo tra l'altro, quello che mi dicono da Firenze, una Fiorentina molto tra virgolette, ma non mi fido ovviamente di quello che mi dicono da Firenze, una Fiorentina un po' dimessa dal punto di vista, proprio una Fiorentina quasi ormai che ha chiamato il rompete le righe, è un allenatore tra l'altro in polemica forte con la società. Un allenatore che lui stesso non riesce a dare serenità all'ambiente. C'è stato un episodio particolare in settimana, la Gazzetta dello Sport credo o il Corriere, non ricordo, mi perdonino i colleghi se mi sbaglio, ha fatto un sondaggio chiedendo agli allenatori di Serie A che cosa pensassero di Ranieri e di Leicester, dello scudetto del Leicester di cui poi parleremo. Ovviamente tutti gli allenatori di Serie A hanno... Bene, Paolo Sousa non ha rilasciato dichiarazioni, che è una cosa allucinante, voglio dire, due parole della serie, vabbè, sono contento, bravo, complimenti, dico, non ha quindi questa sua... Gliel'hanno chiesto? Così, io devo fidarmi dei colleghi, dico, penso che una telefonata gliel'avranno fatta. Cioè, adesso chi è contro Claudio è contro il mondo. Praticamente. È impopolare essere contro Claudio. Sì, però voglio dire, dico, non credo che un uomo calcisticamente intelligente come Paolo Sousa, perché tra l'altro è un signore, lo dimostra anche nelle conferenze stampa, non è uno che cerca la polemica, dico, non credo che sarebbe mancato per lui dire due parole di complimenti a Ranieri. Assolutamente. A Firenze non penso è facile lavorare, perché il pubblico, veramente la piazza ti pressa molto, sì, quello che ha cercato di fare Paolo Sousa era comunque una cosa che andava impostata anche su più tempo, io non so se Paolo Sousa resterà. È un'altra di quelle piazze che non ha molta pazienza. Non ha pazienza, però... Per il gioco di Paolo Sousa devo dire che fare un gioco come quello che sta impostando Ballardini nelle ultime settimane del Palermo è il gioco perfetto, sì, perché sono a specchio. Sono a specchio e poi comunque la Fiorentina è una squadra che in casa ovviamente attacca, offende, con i tre trequartisti come abbiamo visto tra l'altro anche a FIFA, la punta centrale, tu è vero che rischi, però ripartendo devi... Tutta la mentalità, è tutta la questione di atteggiamento, se pensi che puoi andare anche a fare punti a Firenze, puoi farli. Semplice. Si possono fare. Scalda la voce Giuseppe perché Lorenzo ha citato nuovamente FIFA, io voglio ritornare al Franchi perché nel videogioco l'intervallo dura 2 secondi, non dura 15 minuti come a calcio. Beh, non si devono riposare, sono finti.
C'è la Fiorentina in attacco, quindi c'è l'area di rigore, attenzione dentro Kalinic sul secondo palo, mi fai commentare il gol della Fiorentina, ma non lo fai apposta, questo è arrivato, mi fai commentare il gol di Bernardeschi, ma questa è arrivato, è questo cattiveria allo stato puro, non vale, purtroppo è arrivato questo, è arrivato il gol della Fiorentina, sì. Però bisogna vedere chi se l'ha perso, dormita sul secondo palo, esatto. E ti devo dire, Alessandro, che la Fiorentina è una piazza molto ambita dal nostro ex tecnico Beppe Iachini, quindi... Sì, ovviamente. Sì, in caso di addio di Paolo Sousa, è uno dei nomi che si fa anche il nome di Iachini per la Sampdoria, che non è detto che possa restare con Montella. E anche per l'Atalanta, questo è vero. La Samp in particolare, però ultimamente, perché Montella potrebbe andare in una milanese, non dico in quale. Faccio sorridere nuovamente Beppe D'Agostino, tripla di Cozzoli più 6 Aquila quando mancano comunque ancora 5 minuti. Ovviamente mitico grido Cozzoli da te. Stiamo parlando di basket, ecco qua, siamo ritornati dopo essere spariti per un secondo. Chi sparirà dai campi di gioco, almeno nelle gare ufficiali, sarà un ex del Palermo, ovvero Luca Toni, che ha annunciato il ritiro. Guardiamoci questa clip a lui dedicata e poi torniamo in studio. Una vita da girovago che lo ha visto indossare le maglie di alcune delle più importanti squadre italiane, tra cui Vicenza, Brescia, Palermo, Fiorentina, Roma e Juventus. E una parentesi in Bundesliga con il Bayern Monaco, con il quale ha ottenuto il titolo di capocannoniere nel 2008. Ja, vor allen Dingen sein berühmter richtigen Ohrschrauber nach den Toren, das war natürlich einmalig. Ein toller Stürmer, toller Spieler bei den Bayern, das hat echt Spaß gemacht. Primo calciatore italiano a vincere la Scarpa d'Oro, detiene nel suo palmarès anche il titolo di campione del mondo vinto in Germania nel 2006. Una decisione certo non presa a cuor leggero per un attaccante che ha fatto la storia del calcio italiano. Anche la mia moglie dice cosa sta succedendo, perché mi dice: voglio spaghetti, mi innervosisco, cioè che li mangiavo sempre. Cioè, per dirti, quindi capisce il momento che... Luca Toni, insomma, appende gli scarpini al chiodo con 343 presenze nella massima serie italiana e 156 gol segnati, 47 dei quali nelle ultime tre stagioni con l'Hellas Verona. Speriamo di riuscire a prendere la palla qualche volta, almeno l'ultima partita, che non finisco proprio male. Qui abbiamo visto l'emozione di Luca Toni in conferenza stampa, ha detto: speriamo di finire male, prendiamo una qualche palla all'ultima partita. Emozioni ne ha regalate tante, no Giuseppe? Soprattutto in telecronaca. Ma io, se ti conviene non darmi la parola, perché se io mi metto a parlare di Luca Toni finiamo domattina. Se la rete ha spazio nel palinsesto. Lo so, io mi dispiace, io sono io e dico quello che penso, e purtroppo sono anche odiato molto spesso perché io dico sempre quello che penso. Una cosa che mi ha sempre fatto male è sentire Toni fischiato, in un certo senso un po' bistrattato dai tifosi del Palermo quando è tornato a giocare qui, o comunque quello che sento dire ai tifosi. Io mi rendo perfettamente conto, i tifosi hanno le loro ragioni, Toni probabilmente qualche volta si è espresso in modo non proprio accorto, avrebbe potuto, diciamo, in alcune dichiarazioni cercare di essere un pochettino più... così, riconoscente da questo punto di vista, una piazza che lo ha fatto, tra virgolette, rinascere, gli ha dato la possibilità di diventare campione del mondo e quant'altro. Però Luca Toni è stato forse il simbolo, assieme a Corini, ecco, mettiamoci loro due. Corini e Toni sono stati veramente il simbolo della rinascita del calcio in questa città. Senza Zamparini, senza Corini, senza Toni, senza Zauli, senza quella squadra che ha fatto delle cose veramente pazzesche. Io dico sempre che il Palermo del 2004-2005 probabilmente nella serie di oggi sarebbe accanto a Napoli e a Roma, dietro la Juventus, perché quella era una squadra straordinaria. È vero. Io ho gridato personalmente il nome di Luca Toni per 50 volte in 2 anni, e quindi questa è una cosa che io non potrò assolutamente mai dimenticare. Toni rimarrà per sempre uno dei giocatori che ha segnato intanto la storia del Palermo recente, la mia storia personale di tifoso e la mia storia personale di giornalista e di radiocronista. Quindi, diciamo, per me col ritiro di Toni se ne va un altro pezzo, tra virgolette, della mia vita di tifoso e di cronista. Certo, coinvolgo anche Iole. Quante emozioni, peccato non vederlo al Barbera, perché ha annunciato che farà l'ultima in casa con la Juventus. Eh sì, Alessandro, un bel ricordo penso per tutti i tifosi, perché Luca Toni appunto è approdato al Palermo a 26 anni nel 2003, nella stagione in cui militavamo in Serie B, è stato il capocannoniere, 30 gol in 45 partite, ci ha consentito di andare in Serie A. È stata una bellissima esperienza che poi gli ha aperto le porte anche in nazionale, è stato campionato
campione del mondo del 2006, e quindi che cosa augurare a Luca Toni se non adesso tanti in bocca al lupo, e lo ricorderemo sempre. Lorenzo, la parola a te su Luca Toni. Anche troppo spesso in questa città, cioè il tifo di questa città, per alcuni è più importante la riconoscenza verbale che non quello su un campo. Un giocatore come ti è riconoscente? Cioè, giocando per la tua squadra e facendoti andare in Serie A con 50 gol. Cioè, com'è che un giocatore è riconoscente? Perché non dice Palermo esatto. È stata la mia... No, ma chi se ne frega? La realtà dei fatti è che questo giocatore è stato mandato via perché era stato considerato bollito ed è stato preferito a lui la coppia Caracciolo-Machingua. Cosa dette da Toni, cosa dette da altre persone. Esattamente. Questo è. Luca Toni ha fatto la storia del Palermo e non ha, penso a questo punto, voluto che lasciasse col rischio il calcio tra i fischi di Palermo. Che ecco, secondo me non sarebbero neanche arrivati. Però c'era questo abbonati, rischio. Però capisci bene che se devi lasciare il calcio lo lasci a casa tua. Lo lasci in casa tua, lo lasci contro la Juventus pluricampione d'Italia, nonché tua ex squadra, fai tutto il giochino romantico, poi se vuoi a Palermo eventualmente vieni in tribuna e ti viene a prendere gli applausi, ma non lo fai, beccato. Ma ti dico, il Palermo ha dato tutto a Toni, ma Toni è andato a Palermo, cioè... 30 gol in B e 20 gol in A, ragazzi. Cioè, è stato l'Higuain dei tempi del Palermo. Una promozione in A in carrozza e una qualificazione in Coppa UEFA al primo anno di Serie A dopo 30 anni che non la vedevi. Signori, insomma, cosa volere di più? Insomma. E allora, chiamo due cose alla regia. Prima ci colleghiamo col Franchi virtuale, facciamo fare la telecronaca a Giuseppe D'Agostino, poi pronti con un aggiornamento video del basket. Allora, andiamo con FIFA. Vediamo cosa succede nella realtà virtuale. Palermo in possesso di palla, mi sembra Maresti in possesso di palla sulla destra a cercare lo scambio profondo con l'inserimento da dietro di Ivi e Martiabà sulla destra a cercare Rispoli che prova il cross, c'è la ottima chiusura di Marcos Alonso, la Fiorentina che può disimpegnare. Siamo al 73esimo, solo un quarto d'ora per il pareggio con la Fiorentina in vantaggio per 1-0 che prende il terzo difensivo con Alonso centralmente che può avanzare, cerca Borca Valero, spalle alla porta, apre sulla destra, basta. E beh, niente. Tempi radiofonici. Meritano un piccolo applauso qua da parte nostra. Riscaldamento in vista di domenica. Riscaldamento in vista della ci sarà da fare. Facciamo anche un aggiornamento video sulla partita di basket, ce la racconta anche Lorenzo che la sta seguendo. Sì, non bene, avevamo andati sopra di 6, siamo fermati a 24 e Scauri è uscito dalla distanza, adesso sopra di 6 Scauri. Questo è la pallacanestro. Manca 1:33. Però hanno tre falli di squadra. Noi solo un fallo nel secondo periodo vuol dire che hanno pressato poco. Sì, comunque, insomma, sicuramente la partita equilibrata non devono... Perché era sopra di 6 Aquila 3 minuti fa. Infatti, quindi. Continueremo a seguirla più tardi questa partita, non solo palla al centro, anche con overtime. Palla al centro, ritorna tra un minuto con i vostri messaggi da casa. Quindi state là così, vi accertate che ve lo stiamo leggendo. A dopo. Iscriviti su bettingside.it e scommetti sugli eventi sportivi più importanti al mondo con le migliori quote del settore. Accedi al tuo conto gioco, effettua i tuoi depositi con la massima sicurezza. Gioca e preleva le tue vincite in tempi record. Prova anche il brivido del poker e scopri la vasta offerta di skill games e casinò. Registrati subito su www.bettingside.it. Punto SNAI Stadio, via Alcide De Gasperi 65/71, Bagheria. Scommesse sportive, ippiche, virtuali, concorsi e pronostici, sala dedicata a slot e VLT, tutte le sere, aperti per le scommesse live. Punto SNAI Stadio, siamo a Bagheria in via Alcide De Gasperi, di fronte allo stadio. Iscriviti su bettingside.it e scommetti sugli eventi sportivi più importanti al mondo con le migliori quote del settore. Accedi al tuo conto gioco, effettua i tuoi depositi con la massima sicurezza. Gioca e preleva le tue vincite in tempi record. Prova anche il brivido del poker e scopri la vasta offerta di skill games e casinò. Registrati subito su www.bettingside.it. Studio Rush finale di questo appuntamento di palla al centro, siamo sempre in diretta su CTS Canale 90, su ctsnotizie.it e tutti gli altri siti, insomma c'è lo streaming in tutto il circuito di CTS, qua ci sono gli orari delle repliche che la nostra regia prontamente ci manda in onda, vi avevo lasciato con la promessa di leggere i vostri messaggi da casa, allora stacchiamo sul desk, andiamo da Iole, parola a voi. Sì, Alessandro ci scrive Marcello, domenica mi aspettavo uno stadio triste e vuoto senza i suoi tifosi, invece devo dirvi che lo zoccolo duro, cioè gli abbonati, hanno fatto sentire il loro calore e il tifo, finalmente un coro unico, grandi.
E poi ancora ci scrive Luca, niente calcoli, il Palermo deve fare 6 punti e lo farà. Mattia ci scrive, abbiamo il dovere di salvarci, queste le parole del Mudo e noi lo faremo con il cuore. A Firenze saremo in tanti a seguirvi. E poi ancora ci scrive Giovanni, valzer di direttori sportivi nei club, a Palermo potrebbe tornare Rino Foschi. E poi ancora ti leggo l'ultimo messaggio, ci scrive Marco Vitale da Bologna, ho fiducia nel Palermo ma dobbiamo lottare fino all'ultima partita. Beh, per quanto riguarda i direttori sportivi ci sono tanti rumori, è vero, ci sarà un valzer quest'estate, per esempio Sabatini dovrebbe lasciare la Roma, potrebbe andare a Bologna. Allenatori e direttori sportivi sarà, esatto, veramente... ci sarà un giro, ma anche di calciatori, perché nell'anno che poi porta gli europei, e quindi vero, dopo gli europei solitamente c'è sempre qualcosa, dopo i mondiali c'è qualche cosa. Per Foschi è un'ipotesi romantica, si fa più che altro anche il nome di Pantaleo Corvino, si fa quello di Nicola Salerno, Giaretta. Foschi però è sempre lì, non l'ha mai nascosto. Gli allenatori bisognerà capire chi va a prendere il posto di Conte in nazionale, da quella, esatto, pedina poi ci saranno, perché se come sembra potrebbe andare Mancini, là poi c'è quel Montella di prima. Che... esatto, che si potrebbe inserire sia per il Milan che per l'Inter. Beh, insomma, ti ho sgamato. Tante cose, sgamato. Vabbè, mi hai sgamato, sei informatissimo anche tu, molto semplicemente. Insomma, vedremo anche se sarà Zamparini a scegliere il direttore sportivo, se sarà ancora lui il proprietario del Palermo oppure no. Insomma, ci sono tante cose che possono cambiare. I nomi più caldi, li ripetiamo, sono quelli di Corvino, di Foschi, perché glielo mettiamo sempre nel mazzo, e di Salerno soprattutto, che era già stato cercato da Zamparini nel recente passato. Poco fa, durante la pubblicità, per curiosità, controllavamo i risultati dell'Europa League. Io voglio spostarmi dall'Italia all'estero, dedichiamo 5 minuti, non possiamo non farlo, all'Leicester di Claudio Ranieri, grande impresa, i cosiddetti underdog che vanno a vincere il campionato, c'era la quota più probabile che Elvis fosse vivo. Sì, è la battuta che ha fatto il mio amico Marco Camemi su Facebook, ora diteci dove è Elvis. Esattamente. Leicester, lo scudetto dell'Leicester era 5001 e il fatto che Elvis sia vivo 2001, ma la cosa più divertente è che ci sono stati dei tifosi che non ci hanno creduto e diciamo le agenzie di scommesse per rischiare di, cioè per non straperdere, a metà campionato hanno detto guardate, invece di prendere 5000 sterline ve ne diamo 2000 subito, basta che ve le prendete, loro le hanno prese e oggi ne avrebbero prese 5000, sono storie tipiche dell'Inghilterra. Sì. Secondo me la favola, come vediamo anche tanti, esatto, protagonisti, la favola come l'hanno chiamata loro, che una favola non è, spiego brevemente il perché. La favola Leicester è la testimonianza di due cose fondamentali. La prima, se c'è una coesione, se c'è una comunione di intenti in tutto quello che circonda una squadra di calcio, dai tifosi al presidente, ai dirigenti, all'allenatore, ai giocatori, diciamo, se si crea questa sinergia una squadra può raggiungere grandi risultati, non necessariamente lo scudetto come ha fatto il Leicester, che poi è stata una cosa straordinaria, ma sicuramente può fare grandi risultati. Non dimentichiamo che il Leicester 3 anni fa era finito in terza divisione, le immagini ci parlano di uno stadio che era pieno, cioè sì, il Leicester finiva in Serie C e lo stadio era pieno esattamente. Beh, come lì è un lo fattore era culturale. Un fatto culturale, ed è questo che dobbiamo intanto capire, cioè l'approccio culturale del calcio in Inghilterra favorisce il fatto che possono succedere cose come quella dell'Leicester. Dall'altro lato non ci dimentichiamo che, perché questo non è stato detto forse abbastanza, il proprietario dell'Leicester non è propriamente un disoccupato o un minatore, il proprietario dell'Leicester è un magnate thailandese del tipo Mr. B, quello che vuole comprare il Milan, il quale sicuramente povero non è. Ma in Premier comunque, esattamente, ogni squadra, tutte le squadre il quale povero non è, ma che ha una caratteristica fondamentale che è stata detta molto chiaramente da Ranieri, cioè uno che fa lavorare con grande serenità i suoi collaboratori, non vuole sapere nulla, si fida dei suoi collaboratori, e la terza componente è stata quella umana, perché poi in campo ci vanno i giocatori. I giocatori sono un gruppo emotivamente e calcisticamente, e naturalmente questo fa tutta la differenza del mondo. Io dico una cosa e la dico qui e la dico, poi mi prenderò le mie responsabilità. Con Harry Kane e Jamie Vardy, per me l'Inghilterra arriva tra le prime quattro dell'Europa. Ma questo vedremo. Intanto i discorsi che hai fatto sul gruppo, giocatori del Palermo, ascoltate, li faccio come Luca Toni, sono cose da ascoltare. Lorenzo, cosa dire di questa squadra, ma soprattutto di questo allenatore, tanto bistrattato, l'eterno secondo, Mourinho, gli andava contro, pure Mourinho dice bravo Ranieri.
Ma perché ormai la bravura di un allenatore non è inventarsi un gioco nuovo come ha fatto magari Guardiola o altro, è quello di gestire uno spogliatoio. Una delle prime uscite, diciamo, di squadra che si fanno molto spesso tra allenatore, anche molto spesso, e la squadra è stata una uscita in pizzeria che Leicester ha fatto, sì. Ranieri ha portato tutta la squadra in pizzeria, ha detto bene, siamo venuti a mangiare la pizza, ci mettiamo un po' il gruppo, la pizza ve la fate voi. Vi fate voi la pizza, lavorate insieme perché è quello che dovrete fare in campo, quindi lavorare insieme. Ha portato a Palermo, chi è che lo mandiamo a fare il pane? A fare il pane? Aveva fatto lo stesso a Cagliari, aveva fatto lo stesso a Valencia. Cioè, attenzione, che Ranieri ma che poi ci sono andate è nato per ieri. No, no, esatto. Va bene, però ci sono andate che lui, sono miracolose. Esatto, ci sono andate che sono miracolose, ma lui aveva già applicato questi suoi metodi in altri contesti, in squadre non di primo piano che gli avevano dato questa grande soddisfazione. Dopodiché, devi recepire, avere giocatori che recepiscono. Dopodiché, la bravura di trasformare i vari drink water, i Mares, i Kanté, gli Hoot in giocatori vincenti, questa è stata veramente la grande mano di Ranieri, ma la mano che è stata aiutata da una squadra che ha permesso all'allenatore, io faccio lo stesso discorso con i miei alunni, io sono sempre lo stesso, ma ho classi in cui ho la media dell'8 e classi in cui ho la media del 6. Dipende anche da loro. Perché le mie sollecitazioni debbono essere, io devo avere un feedback dal mio gruppo. Esattamente. Se non c'è questo feedback, i risultati, anche se io sono lo stesso allenatore che ha 7 squadre diverse, ottengo 7 risultati diversi. Lorenzo, rapidamente. Leicester non avrebbe vinto in Italia questo campionato. Assolutamente. L'ho messo ma come... No, no, ma non dico... Lore, non l'ho dico messo per... come presupposto. No, aspetta, l'ho messo però come presupposto. Non dico perché arbitri, perché... No, ma non parlavo di questo. Ma finalmente, perché secondo la me cultura. In Premier League... Sì, anche, però secondo me in Premier League non c'è una squadra che mentalmente ti ammassa il campionato. Sono come d'accordo. C'è in Italia. Beh, sono d'accordo. D'accordo. O come in Germania o in Francia. Allora, lo dice anche la storia. Il Nottingham Forest molti anni ha vinto in Inghilterra, ma anche altre storie. In Italia non sarebbe stato possibile perché in Italia c'è la cultura di una squadra che vince, la Juventus in questo caso ovviamente, che non ti concede, e questa non l'abbiamo visto, quindi Leicester non avrebbe vinto, sarebbe andato magari in Champions, sarebbe stata una storia grandiosa ugualmente, ma è comunque una storia che ricorderemo per sempre perché nel 2016 è impossibile che una squadra così. C'è anche un pezzo di rosa nero nel successo dell'Leicester perché Claudio Ranieri ha giocato anche a Palermo, questa è una fotografia che ha recuperato il nostro Alberto Gianbruno, una fotografia dannata di Claudio Ranieri con la maglia rosanero, eccolo qua. E poco fa abbiamo visto su RetePalermo.it tutti sul carro di Ranieri adesso. Io posso dire di averlo visto giocare. Esatto. Per me è una grande soddisfazione. Ce l'ho visto in campo con la maglia rosanero e oggi lo vedo festeggiare lo scudetto dell'Leicester. Io quelli adesso... che hanno i capelli bianchi come me, se lo ricordo. Giuseppe, io adesso ti faccio fare un altro pezzo di telecronaca. Poco fa c'era stato il gol della Fiorentina, vediamo che cosa becchi adesso FIFA. È un calcio d'angolo della Fiorentina che chiude in attacco, siamo all'84esimo, doppio scambio, forse fuori gioco, Borca Valeri non è rigore, si libera con il destro e la mette sotto la traversa. Purtroppo e la mette sotto la traversa. Purtroppo questa sera FIFA con tra l'altro segna uno dei giocatori della Fiorentina che io adoro di più. Discreta linea di fondo anche troppo. Esatto. Sì, tipo basket. Tipo basket. Esatto. Il nostro amico da casa ci chiedeva una conferma se è buono quando noi perdiamo a FIFA. Solitamente sì, chi ci segue lo sa, quando perdiamo a FIFA poi nella realtà abbiamo qualche possibilità in più. Abbiamo qualche possibilità in più di farcela, non sempre la regola vale, però spesso e volentieri. Posso che molto perché nel campionato che stiamo facendo a FIFA, campione d'Italia è il Chievo Verona. Quindi comunque segue quello che sta facendo. Abbiamo commentare due gol della Fiorentina. Abbiamo gli ultimi 5 minuti. Abbiamo gli ultimi 5 minuti. Ti faccio parlare di una cosa diversa. Torniamo alla realtà per gli ultimi 5 minuti prima di fare il classico giochino delle quote e leggere anche la prossima partita attraverso i bookmakers. Io direi di guardare la grafica del calendario delle prossime due giornate. Abbiamo visto prima il prossimo turno. Le prossime due giornate di Udinese, Carpi e Palermo. L'Udinese giocherà contro l'Atalanta in trasferta e Carpi in casa. Il Carpi con la Lazio e ovviamente poi in trasferta a Udine. Palermo con Fiorentina e Verona. C'è anche l'eventualità di un rischio biscotto tra Udinese e Carpi, che poi biscotto non è, giustamente ne parlavamo a microfoni spenti. Se poi sai che ti salvi, che fai, un pareggi? Giuseppe, ma io sarò brevissimo. Qual è la partita più importante tra queste? Ma io sono brevissimo. Intanto tutta la considerazione parte dal fatto che battiamo il Verona. Se non battiamo il Verona il discorso non si pone. Quindi io considero il Palermo già a 38.
Dopodiché, per me la partita chiave è assolutamente Carpi-Lazio. Le partite saranno in contemporanea. Se il Palermo dovesse arrivare la notizia dal tabellone dello Stadio Franchi, ti arriva la notizia, non ti puoi estraniare dal mondo del calcio. Beh, esistono anche le radioline ormai. Tra l'altro, da parecchi anni. Se tu non la vuoi ascoltare nel tabellone luminoso dello stadio, c'è anche Sky Go ormai in panchina. Balotelli, ricordiamo un Balotelli in panchina. Se il Palermo dovesse sapere che il Carpi sta battendo la Lazio, allora lì diciamo non dovrebbe non fare prigionieri. Perché se il Carpi batte la Lazio, il discorso probabilmente si chiude lì. Se il Palermo non batte la Fiorentina, io sono convinto che il Palermo debba pensare di vincere anche a Firenze. Comunque deve andare per fare risultato, e poi come quello che viene ormai la squadra si è svegliata e deve continuare questa sua corsa. Io mi sbilancio, io sono convinto che noi faremo 4 punti e il Carpi ne farà soltanto 3. Lorenzo, mezza battuta, non abbiamo messo in grafica il Frosinone. Ah, l'Udinese secondo me si salva pareggiando a Berna. Questa è la chiave di lettura di Giuseppe Agostino. Lorenzo, non abbiamo messo il Frosinone, dovrebbe sperare che tutte perdano e fa 6 punti. Basta improbabile. Un punto a Palermo e Carpi per l'altro, diciamo, mettere. Poi c'è il Napoli all'ultimo, il Frosinone. Il Sassuolo, tra l'altro, non c'è il Sassuolo in corsa per l'Europa League. Non è che il Frosinone ha retrocesso col Palermo. Va bene, ragazzi, facciamo una cosa, andiamo avanti che il tempo è tiranno. Questa sera ci siamo allargati con certi argomenti che meritavano di avere più tempo del previsto. Stringiamo un po' il finale. Io farei un ultimo salto da Iole al desk per sapere se ci sono messaggi e poi diamo le quote e poi guardiamo FIFA mentre parliamo delle quote. Questo è anche un indirizzo alla nostra regia. Desk, messaggi. Sì, Alessandro, quote. Sempre su Pipo Gonzalez. Bruno Penna scrive: io lascerei tutto per com'è, il Pipo di papere ne ha fatte tante veramente assai quest'anno. E poi Giovanni Riolo scrive: a Frosinone ha fatto una gran partita, la sua esperienza è fondamentale, secondo me Cionek, Gonzalez e Vitiello. Sì. Allora, questi gli ultimi messaggi, restiamo su Iole perché diamo i numeri. Allora, la Fiorentina questa settimana è quotata a 1,95, il pareggio è dato 3,65, il Palermo 3,70 e poi il risultato esatto 1-1 a 6,75, doppia chance x2 1,75. Lorenzo, 6,75, il risultato esatto è il risultato che secondo i bookmakers è il più probabile, un pareggio con un gol per parte, lo giocheresti? Sì, così, e mi piace, bello, anche se spero sempre nella tutata finale, e quindi uno tutata finire, spieghiamola. No, è il gol di tuta al 95esimo che no, distrugge tutti. Io l'avevo capito, ma a casa. No, vabbè, però comunque un pareggio, come diceva Peppe giustamente, sarebbe una gran cosa, perché io non credo che il Carpi abbia così vita facile con la Lazio. Giuseppe, queste quote ci dicono di un Palermo che nonostante tutto rischia di non poterla vincere questa partita, anche se l'uno della Fiorentina è molto alto. Sì, sono favoriti, ma è molto alto. È anche un tranello che danno i bookmakers. Sì, è un po' un'esca. Io, infatti, come vedete, il pareggio e la vittoria del Palermo sono molto vicine tra loro, quindi questo per far capire grosso modo quanto sia sbilanciata la quota verso diciamo l'X2, tra virgolette, che infatti è un 1,75, che è molto invitante. Io ho una tentazione, vorrei vedere quanto è quotato l'1,2, il risultato esatto, però anche io l'1,1,6,75 me lo comprerei. Diciamo che il pareggio a 3,65 è molto, fa molto gola. È una quota molto allettante. È allettante. Pareggio il Palermo e perdere il Carpi va benissimo, ragazzi. Esatto. Se pareggio il Palermo e perdere il Carpi, in questo momento va bene, anche perché diamo per assodato che il Verona alla fine a quei 3 punti ce le dia per tutta una serie. Ma di cose. Te li devi prendere in casa col Verona, però te li deve anche dare. C'è una cosa, meriti retrocedere. Bravo, Lorenzo. Va bene, non meritiamo di retrocedere noi, anzi, meritiamo di restare in Serie A, soprattutto la nostra Iola che salutiamo. Grazie di essere stati con noi questa sera, io volevo salutare tutti i tifosi che andranno a Firenze, ringraziarli perché il Palermo ha bisogno di tutti voi e noi ci rivediamo giovedì prossimo sempre con Palla al Centro. Sempre con Palla al Centro, dove faremo un'altra simulazione, l'ultima dell'anno, qui vediamo un tiro, un gol. Che a FIFA Borca Valera ha fatto un tiro, un gol, la Fiorentina presumo abbia vinto, sì, perché festeggiano 2-0 e allora cominciamo con i saluti finali. Per questa puntata ringraziamo Giuseppe D'Agostino. Grazie a te Ale, arrivederci, buona serata a tutti. E Lorenzo Anfuso, che ritroviamo tra un po'. Sì, ci vediamo fra un po', mezz'oretta, 22:30 qui con Overtime. Con Palla al Centro ci rivediamo giovedì prossimo, sempre alle 21, prima alle 20:30. Lunedì ci sarà Mixed Zone. Buonanotte, ci rivediamo tra un po' ad Overtime.